Sono circa 4 milioni gli italiani affetti da diabete e si stima che oltre un milione di persone abbia questa patologia senza saperlo. Con l'obiettivo di fare prevenzione e informare la popolazione, in occasione della giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre, domenica 13 al Fano Center, sarà possibile sottoporsi al test della glicemia e rilevare l'indice di massa corporea. Di fronte all'ingresso del supermercato verrà allestito un banchetto dell'Associazione Diabetici di Fano, che ha promosso l'iniziativa insieme al comune e alla Croce. La giornata di screening gratuito gode del patrocinio dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Compilerete un questionario all'interno del quale noi potremmo trarre più o meno il vostro tipo di vita, se da, insomma, vost le vostre abitudini di vita. C'è anche scritto quant ogni quanti giorni si mangiano le verdure, ogni quanto si fa movimento. E dopodiché ci sarà eh, la possibilità di misurare la pressione arteriosa e alla fine verrete eh, consigliati dal diabetologo, in questo caso il dottor Giulio Lucarelli, responsabile della diabetologia di Marche Nord di Pesaro e Fano. Che vi dirà se, eh, in base a tutti i parametri che sono usciti, voi dovrete approfondire attraverso il medico generico e quindi chiedere una visita diabetologica o meno. Il diabete, una volta che arriva, non ti lascia più. E se voi fate finta che non ci sia, lui colpisce tutti gli organi vitali senza scrupolo. E non si fa una bella fine, di conseguenza ti, ti invalida, inizia ad invalidarti piano piano. Ed è un peccato perché il diabete ricordiamo che è di due tipologie, il tipo 1 e il tipo 2. Per la gran parte, del, senza andare nei particolari, il tipo 2 è una malattia metabolica che colpisce le persone che hanno cattive abitudini di vita e alimentari e quindi che stanno seduti. Poi, se iniziate ad essere un po' in sovrappeso, dovete volervi bene, non va bene. E il diabete di tipo 1 invece è una malattia genetica autoimmune che colpisce prevalentemente i bambini, purtroppo, ma può avvenire anche in tarda età. Io, per esempio, sono un LADA, cosiddetto di diabete 1, perché mh, sono stata colpita da questo compagno di vita a 38 anni. Anche la Croce Rossa dicevamo collabora con questa iniziativa. Abbiamo già fatto negli anni scorsi varie giornate in piazza e anche presso l'ospedale. Eh, purtroppo ci siamo dovuti fermare per il Covid. Ripartiamo con domenica e speriamo di andare avanti e di non farne non solo una ma anche altre. Il Comune organizza spesso iniziative come questa proprio per la prevenzione. In particolare, Assessore, lunedì che cosa farete? Ci occuperemo di illuminare l'arco d'augusto di blu per ricordare appunto questa giornata e questa patologia e ehm, le farmacie comunali, eh, nello specifico eh, la farmacia Fano Center e quella di eh, Sant'Orso, si occuperanno di eh, fare anche degli screening glicemici gratuiti. Bisogna prenotarsi entro sabato ai numeri che vedete in sovraimpressione.